Enatech è una società che nasce nel 2009 e che si occupa di energie rinnovabili. In particolar modo la nostra società si sta occupando di sviluppare una turbina innovativa, una turbina eolica orizzontale. Noi siamo tutti abituati a conoscere il microeolico come delle turbine verticali che riprendono un po' le forme delle wind farm che si trovano nei paesaggi rurali. Noi stiamo cercando di cambiare il paradigma e presentare una turbina adatta all'ambito urbano. In ambito urbano è quasi impossibile applicare una turbina verticale perché inquinerebbe lo skyline, visivamente l'impatto sarebbe orribile. Noi stiamo cercando di sviluppare un prodotto con un design molto innovativo e gradevole anche alla vista, da inserire, da installare sui profili degli appartamenti, delle case, oppure anche in ambito industriale, sui capannoni in città o anche in periferia, delle grandi città, insomma. Enatech è nata proprio dal riconoscimento di alcune esigenze che nel prossimo futuro avremo nelle nostre città. Alcuni dati. Innanzitutto, la distribuzione di energia elettrica ha delle inefficienze per il 30%, vuol dire che le centrali che producono 100 di energia riescono a distribuirne solo 70 nel consumo. Da qui l'esigenza di avere una produzione distribuita dove viene consumata. Dove viene consumata l'energia elettrica? In città principalmente. Il 70% della popolazione mondiale da qui ai prossimi 20 anni vivrà nelle città. Quindi è necessario trovare degli impianti di produzione di energia elettrica nell'ambito urbano. Attualmente l'eolico è escluso da questo tipo di ambito, proprio per quello che dicevamo prima, cioè la forma poco compatibile con il contesto delle città. Quindi l'idea è nata per proporre sul mercato un'alternativa al pannello fotovoltaico che in paesi del nord Europa, comunque nell'emisfero del nord, trova scarsa applicazione per la poca irraggiamento che può avere. Quindi noi stiamo proponendo una soluzione ad un bisogno che è già avvertito adesso, ma lo sarà sempre di più nel prossimo futuro. Alcuni dati. Già nel 2011 tutte le città dovranno avere un regolamento edilizio per cui tutte le nuove abitazioni dovranno offrire nel proprio progetto la produzione di energia elettrica per un kilowatt di picco. Un altro, dal 2021, secondo una risoluzione dell'Unione Europea, tutte le nuove edificazioni, sia residenziali ma anche industriali, dovranno essere ad impatto zero, cioè dovranno produrre tutta l'energia elettrica che consumano. Quindi è una via ormai segnata, tracciata, quella di dotarsi di impianti di generazione in loco, sul sito in cui avviene il consumo. E noi crediamo che l'eolico sia un'alternativa migliore rispetto al fotovoltaico perché inquina meno, ha meno problemi di manutenzione e costa anche meno.